Questa è la storia di un giovane ragazzo che ha fatto della poesia il suo unico stile di vita. Aspetta amore, sto finendo di lavare i piatti. Dai mamma, guarda come sono bravo. Flavio, ma cosa stai facendo? Ma perché non esci e non vai a giocare con i bambini della tua età? No mamma, questo era il mio unico divertimento. Mamma, da grande voglio fare il supereroe. Ora dormi. Flavio, sveglia! Dai, Flavio, sveglia, è già mezzogiorno! Rischi di perdere l'aereo! Cazzo, già mezzogiorno! So, quando soffregno. Flavio, mi raccomando, dimmi quello che devi fare, no come al solito il mio. Ciao ma, ciao pa. Nel mondo ci sono ancora tante cose da scoprire, arrivi ad un punto che senti la necessità di partire e di diventare qualcuno. Per riuscirci ho bisogno di un aiuto, di un mentore. Lui, il maestro. Buongiorno maestro, in che modo posso diventare bravo come lei? Che fa maestro? Su! Comunque maestro, se me lo permette, vorrei fare una precisazione. Quella colonna lì non è che ci sta qua così tanto bene. Renzo, al lavoro, poche domande. Ascolta bene, Renzo. Metti la cera e togli la cera. E non ci mettiamo due giorni. Maestro, io le ricordo che Renzo andava piano. Lavora e poche domande. Thank you.
tuta impermeabile con apertura interiore, tasche multifunzione rinforzate, per una pulizia insuperabile. Si potrebbe avere quella cosa lì? Abbassa lo sguardo. Io... non funziona. Macho Man, aiutami tu. Eccomi, sto arrivando. Donna! Ok, sono arrivato. Donna, ci penso io. A posto, donna, il problema è stato risolto. Grazie, Marcio. Mazza che disordine. Oddio, bei tempi. Questi prima dell'infortunio mi dicevano che era una promessa per il calcio. Pazienza. E ricorda, se sali dentro la mia macchina con le scarpe interrate, sei un uomo morto. Guarda queste fughe, tutte quante sporche, ma io guardo. Guarda, c'è un po' di questa mattonella qui è del 1430. Vedi com'è smussata bene qui? Vedi? Precisa, a 90 gradi, vedi? Allora, questa qui deve essere pulita in un certo modo. Ok? Adesso te lo faccio vedere per l'ultima volta. Guarda, guarda bene, eh? Qui